La pace dei Santi sia con voi. Giovedì 21 maggio 2015 celebriamo il settimo giorno della Santa Novena di Pentecoste. Il 21 maggio la Chiesa celebra la memoria di San Vittorio Martire. Questo santo non ha lasciato notizie di sé. Si sa solo che ha subito il martirio a Cesarea di Cappadocia e che era un romano. Dal martiriologio geroliminiano, che lo cita il 21 maggio insieme ad altri due santi martiri, Polieuto e Donato, è passato nel martiriologio romano insieme agli altri due e celebrati nello stesso giorno. Altro non si sa. Comunque il gruppo lo si ritrova sempre nei martiriologi storici occidentali. La mancanza di notizie, contrariamente alle regole, non l'ha messo nel dimenticatoio della storia. Egli è certamente più nominato nei secoli successivi ed ancora oggi di quanto non fosse nominato e conosciuto in vita. Vittorio è l'unico santo con questo nome. Proviene dal latino Victorius, una variante di Victor, che significa vincitore. È invocato contro il fulmine, la grandine e gli spiriti maligni. Buon onomastico a tutti coloro che portano il nome di San Vittorio ed auguri a quanti festeggiano il compleanno, l'anniversario del battesimo, del matrimonio, dell'ordinazione sacra, della professione religiosa o qualunque altra felice ricorrenza. Andiamo ora a conoscere un altro dei titoli con cui è venerata la Beata Vergine Maria nella Santa Chiesa Cattolica. Regina Cieli, letale, alleluia. Dal santuario della Madonna di Campoè a Caglio, in provincia di Como, vogliamo oggi conoscere la Beata Vergine Maria quale Madre della Divina Provvidenza. Nel 1744 Papa Benedetto XIV concesse alla Congregazione dei Chierici Regolari di San Paolo, detti Barnabiti, l'eucologia della Beata Vergine Maria, Madre della Divina Provvidenza, piamente venerata a Roma nella Chiesa di San Carlo, detta ai Catinari, da celebrarsi il sabato che precede la terza domenica di novembre. Questa memoria è celebrata anche da numerosi altri istituti religiosi. Sotto questo titolo si onora la missione che Dio, la cui provvidenza tutto dispone secondo un disegno di amore, affidò alla Beata Vergine la sua cooperazione quale Madre Beninissima di Cristo. Per la provvidenza divina che si è dispiegata nell'economia della salvezza, la Beata Vergine Maria ha generato il Salvatore del mondo. Provvida madre degli uomini che Cristo Gesù le ha affidato dalla Santa Croce, dispensatrice di grazia, colei che a Cana di Galilea pregò il Figlio in favore degli sposi, ora, assisa alla destra del Figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre, che spera. La Beata Vergine è chiamata Madre della Divina Provvidenza perché da Dio ci è stata data come premurosa Madre che ci procura con la sua intercessione i beni del cielo. Come Dio non può dimenticarsi del suo popolo e che proprio come una madre lo consola, così la Madonna ha compassione di noi, intercede per noi, ci soccorre nelle nostre necessità, ci ricolma di consolazione. I fedeli, sorretti dal patrocinio di una madre così sublime, trovano grazia e sono aiutati al momento opportuno. E cercando, secondo il comando del Signore, anzitutto il regno di Dio e la sua giustizia, sperimentano in ogni circostanza della vita la provvidenza del Padre. A Maria, Madre della Divina Provvidenza, affidiamo i padri Barnabiti e quanti soffrono perché non perdano mai la fiducia nella Divina Provvidenza, che anche grazie all'intercessione di Maria nulla fa mancare a quanti si affidano con cuore aperto e totale fiducia alle braccia di Dio uno e trino.
Con questa puntata lasciamo il santuario della Madonna di Campoè a Caglio in provincia di Como e ringraziamo ancora di cuore il parroco Don Valentino Viganò per la sua gentile ospitalità.